ragazzi, allora oggi sono in pigiamata e super super comfy. A parte questo, come da titolo voglio fare il video che ho visto fare da Chiara, che mi è sembrata un'idea super, cioè mi truccherò da un lato del viso come mi truccavo a 20 anni, dall'altro lato come mi trucco adesso a 30 anni. E quando ho visto questo video ho pensato che fosse un'idea pazzesca, perché solo lì mi sono resa conto che in questi 10 anni il mio modo di truccarmi è cambiato tantissimo, il numero di prodotti che uso, come li uso, i pennelli che uso, cioè veramente è cambiato un sacco, quindi saranno proprio due lati del viso che non ci azzeccheranno niente uno con l'altro. Potete vedere, questo è lo screen di un video che io ho preso, uno dei miei primissimi video, ero ancora tipo a casa di mia mamma, penso fosse proprio, anzi sicuramente era il 2009, e a vedere questo screen mi rendo proprio conto di quanto io sia diversa e di quanto sia diverso il trucco che facevo, e quindi andremo a ripercorrere tutti questi step. Quindi se mi seguite da tantissimo sarò un po' un tuffo nel passato, e altrimenti scoprirete come mi truccavo 10 anni fa. Ok, questo lato del viso sarà il lato ventenne, questo lato del viso sarà il lato trentenne. Iniziamo allora con il primer. A 20 anni non lo mettevo assolutamente, non so perché, penso fosse già una, cioè a thing, penso che fosse già una cosa ben nota il primer, però io non so perché non lo mettevo, cioè ero convinta che non mi servisse, mentre adesso a 30 anni devo assolutamente metterlo, perché se non lo metto dopo qualche ora, dipende dal fondotinta, ma anche con i fondotinta migliori, dopo mezza giornata il trucco vroom, praticamente cola tutto giù e si vede osceno. E quindi vado ad usare questo di Farsali, che sto testando ultimamente, mi piace molto, è lo Skin Tune Blur. Sa che ne ho messo troppo perché non sono abituata ad andare a stenderlo solo su metà viso, ma di solito parto dal centro e poi vado verso l'esterno, e questo è un po' come una crema idratante, questo primer, quindi mi piace davvero molto. Ok, a questo punto andiamo a stendere il fondotinta. Sulla parte dei 20 anni io, se vi ricordate, utilizzavo sempre un pennello come questo. Se mi seguite dai primi video, avete visto i miei primi video, utilizzavo sempre o il pennello piatto, tipo il 190 MAC, se mi ricordo bene era il 190, oppure uno così che è il 187 MAC, che devo avere ancora da qualche parte, ma lo uso per il blush a volte. Quindi questo invece andremo ad usarlo per il fondotinta, e il fondotinta che vado ad utilizzare sulla parte dei 20 anni è rigorosamente un pochino troppo scuro per me, non so perché, ma all'epoca usavo sempre fondotinta un po' più scuri rispetto a quello che dovrei usare per la mia carnagione. Quindi vado ad usare il Born This Way in colore Porcelain, che è appunto un pelino troppo scuro per me. All'epoca non esisteva la Beauty Blender, e quindi noi poveri comuni mortali dovevamo usare il pennello che probabilmente molti ancora usano e magari ci si trovano bene. Io invece, da quando ho scoperto la Beauty Blender, ho utilizzato solo quella, tipo dalla prima volta che l'ho usata praticamente non l'ho più abbandonata, e so che in tante siete come me, però c'è anche chi preferisce ancora usare il pennello, e poi ovviamente dipende dai gusti, ecco, se uno si trova meglio con il pennello oppure con la spugnetta. E più o meno direi che ci siamo. Beh, non è mica male alla fine l'applicazione con il pennello, mamma mia, erano almeno tipo 4 anni che non mi truccavo con il pennello, e fa veramente veramente strano. Sulla parte dei 30 ovviamente vado ad usare invece un fondotinta che per la mia carnagione è giusto, che sarà solo mezzo tono più chiaro rispetto a questo, che poi un po' si ossida quindi tende anche a scurirsi, e vado ad applicarlo naturalmente con la mia Beauty Blender. Ho preso quella, non è bianca, è tipo un nude chiarissimo, perché appunto come vi dicevo quella fucsia non mi convinceva molto e perdeva colore quando la lavavo, quindi sì, ho preferito prenderne una di un colore un pochino più neutro, e picchietto come al solito, non so se si vedrà tanto la differenza tra i fondotinta, sì un pochino si vede, in realtà sembro molto più vampira da questo lato, però se confrontiamo il colore del fondotinta a quello del collo vedrete che questa parte è molto più giusta come colorazione rispetto a questa, perché qui c'è un po' di stacco di colore. E da questo lato, tra l'altro, ho utilizzato l'accord Parfait, non lo so pronunciare,
di L'Oreal. Poi correttore da questa parte, la parte dei 20 anni, all'epoca andavo sempre ad usare oltre al fondotinta anche un correttore troppo scuro, e quindi vado ad usare questo è il Born This Way correttore in sempre in colorazione porcelain. Teoricamente il correttore dovrebbe essere un pochino più chiaro rispetto al al fondotinta, invece all'epoca andavo naturalmente a, ad usare un colore unico e lo stendevo rigorosamente con il polpastrello, quindi mi sa che non lo stendevo nemmeno così in basso, ma questo non sono sicura di ricordarmi bene. Chi mi segue dall'alba dei tempi può confermare o smentire questo fatto, perché voi avete sempre una memoria migliore della mia e vi ricordate sempre tantissime robe dei miei primissimi video. Io invece non me li vedo, anzi io detesto rivedere i miei video, dovete saperla questa cosa, quindi non li riguardo mai, forse perché passo talmente tante ore al montaggio che una volta che sono pronti non mi va proprio di rivederli mai più. E poi la mia voce non mi piace, quindi non so, boh, mi sembra sempre stranissimo sentire la mia voce registrata, non so perché, è strano. Ok, da questo lato abbiamo fatto, da quest'altro lato invece andiamo ad usare un correttore che è un pochino più chiaro rispetto al fondotinta e vado ad usarne uno liquido di Lancome. Non so dirvi il nome perché tutte le scritte praticamente se ne sono andate, a parte il fatto che è a lunga tenuta. E qui invece andiamo ad applicarlo con la nostra Beauty Blender, che è molto più semplice e almeno non mi sporco le mani. Devo dire che preferisco sempre come mi sta il fondotinta un po' più scuro perché riscalda l'incarnato, però ripeto, si vede di brutto secondo me lo stacco con il collo, mentre da questa parte il colore è più giusto. Non vedo l'ora che arrivino le belle giornate e di potermi abbronzare un pochino, insomma abbronzare tanto per modo di dire, voi lo sapete, io divento un po' rossa e questo è il mio modo di abbronzarmi. Poi cipria. 10 anni fa usavo sempre quelle ciprie della MAC che erano super super luminose, quasi glitterate, e per me che ho la pelle mista non erano, diciamo, un'opzione proprio molto intelligente. Però vado a fare la stessa cosa che facevo all'epoca, non ho più quelle ciprie ma vado ad utilizzare questa di Givenchy, le Prism Visage Color Confetti, che in realtà è una cipria fantastica questa, il problema è che se la uso quando appunto ho la pelle un pochino più oleosa, quando fa un pochino più caldo, è veramente la morte, perché ho bisogno di una cipria che mi renda la pelle opaca e non shiny. Sulla parte dei 30 anni invece vado ad usare la cipria che uso solitamente, che è di Make Up For Ever ed è la Ultra HD super super naturalmente opaca, non so perché in realtà, ma specialmente ultimamente sono fissata e uso solo ciprie super 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 opache, quindi vado a fissare il fondotinta con questa e il correttore con questa. Da questa parte non andiamo a fare il contouring perché io a 20 anni non facevo assolutamente il contouring, non so perché. Allora, numero uno, non era super famoso come adesso, ok? Ovviamente le terre esistevano, ma io non so perché usavo solo il blush, e non un blush a caso, ragazzi, io adoravo questo e ce l'ho ancora ed è ovviamente scadutissimo, ma lo tralasciamo, non usate trucchi scaduti voi, io lo faccio ma voi non fatelo. E questo è il Beauty Powder Blush rigorosamente di MAC, e il colore è TP ed era quello della collezione Hello Kitty, che vabbè, se mi seguivate all'epoca sapete che io sono impazzita quando è uscita questa collezione perché sono una grandissima fan di Hello Kitty dai tempi tipo da quando ero alle medie, e quindi e poi sì, anche il colore è decisamente troppo scuro per me, ma non ha importanza, a me piaceva perché era rosa e perché c'era Hello Kitty disegnata sul packaging, ok? Ok, e poi praticamente applicavo il blush tipo solo qua, tipo Heidi, mamma mia, devo sfumarlo un attimo, oh mio Dio, più lo sfumo peggio è. Ok, allora passiamoci sopra un po' il pennello da fondotinta, oh mio Dio, sono veramente veramente fucsia. Ok, direi che l'abbiamo reso un pochino più decente, mi auguro, sì, dai. Da questa parte invece sapete già benissimo che andrò uno a fare il contouring e due che utilizzerò il mio pennello a ventaglio. Oggi per il contouring vado ad usare questa palette che non ho ancora usato ed è di Too Faced e la Natural Face da questo buonissimo profumo di cioccolato,
di cacao pazzesco e vado naturalmente a prelevare il bronzer, la terra. Questa è opaca, si chiama Sunny Honey ed è molto molto bella come colore, forse un pochino troppo calda per i miei gusti, ma penso che comunque possa andare bene se non esageriamo e se non ci vado giù troppo pesante. E faccio sia il contouring su tutto l'esterno del viso che sotto gli zigomi. Questo me lo chiedete spesso, serve sempre per assottigliare un pochino il viso, quindi creiamo un'ombreggiatura vicino all'attaccatura dei capelli in modo che appunto il viso sembri più sottile, perché andiamo a, tra virgolette, nascondere la parte esterna del viso, quindi sembrerà un pochino più ovale, perché io ho il viso molto rotondo e quindi poi lo stendo sempre un po' anche sul collo. Mi è caduto lo specchio, ma non si è rotto, grazie al cielo. Non abbiamo 10 anni di sfiga, o quanti erano, non lo so. Ci credo tantissimo a queste cose. Come blush andrò ad usare questo Pink Sand, che è un bel color carne, secondo me. Forse un pochino troppo scuro per la mia carnagione, ma anche qui ci andremo un pochino più leggeri, così non rischiamo di esagerare. E una volta andavo ad applicare il blush un po' più in alto, adesso invece vado come a riscaldare la terra. Ma non salgo troppo, ho notato che questo mi assottiglia il viso ulteriormente e sembra più naturale il risultato. Comunque, se vedo che è un pochino troppo esagerato, sfumo un po' con le dita. A 20 anni, non chiedetemi perché, ma rigorosamente la base occhi e il trucco occhi dovevano essere super shimmer, ok? Andava super di moda e quindi tutto era shimmer. Di conseguenza sulla parte destra vado ad usare l'Urban Decay Eyeshadow Primer Potion in colore Sin, che è appunto super super perlato e quindi appunto farà risaltare ancora di più i colori shimmer, che ovviamente andremo a metterci dopo, perché ovviamente questo è quello che facevo e quindi questo è quello che faremo oggi. Non che io pensi che mi stiano bene, badate che non credo mi stiano bene, però dobbiamo farlo. E ovviamente andavo ad applicarla su fino al sopracciglio e molto spesso andavo a colorare erroneamente, per sbaglio ovviamente, anche il sopracciglio, quindi facciamo la stessa identica cosa. Invece da questa parte vado a stendere la base di Fenty Beauty, che invece è color carne, diciamo, è praticamente trasparente. Non fate caso alle mie unghie che sono molto rovinate, ma domani vado a fare il semi permanente, finalmente, dopo una pausa di tipo un mese, finalmente vado a rifarlo. Allora, poi preparatevi, tenetevi forte, perché qui andiamo solo su ombretti shimmer, ragazzi. Iniziamo direttamente. Allora, mi ricordo che mi piaceva un sacco usare illuminanti molto chiari e quindi andremo ad usare questo Beamin rigorosamente glitterato. Vado a stenderlo sotto il sopracciglio. Mio Dio, mi ricordo di quando mi truccavo così, che strano, mi sembra adesso, non ci posso credere. Poi andavo sempre ad applicarlo anche sull'angolo interno, così, molto pesantemente peraltro, che doveva vedersi a chilometri e chilometri di distanza, ok? Così, quindi solo qua e sotto al sopracciglio. E poi mi sa che lo applicavo anche qui. Cosa che alla fine trovo mi stia anche bene, boh, non so perché, ma non lo sto facendo più. Forse questo è un pochino troppo dorato, ma rende l'idea. Poi, nella foto che avete visto, ho degli ombretti sui toni del rosa, quindi questo è quello che andremo ad usare. E vado ad applicare sulla palpebra fissa questo, il Misty Crane, che è tipo un violetto con questo duo chrome azzurrino, insomma ci sta molto. Usavo sempre ombretti rosati con duochrome, che poi ragazzi sono quelli che mi stanno peggio, cioè gli ombretti rosati mi stanno veramente veramente male, ma io mi ostinavo all'epoca ad usarli sempre e comunque, nonostante mi dessero quell'effetto tipo occhio stanco. Vado ad applicare un po' di Young and Free, perché questo lo vedo troppo duochrome e troppo poco rosa. Sì. Questo rispecchia molto il tipo di trucco che io facevo all'epoca. Super shimmer. Se non altro gli ombretti shimmer sono molto facili da sfumare. Non so perché, ma quando sono shimmer praticamente si sfumano da soli. E poi nella piega vado a stendere questo, tipo un violetto fantasy. Ovviamente anche questo è
shimmer, forse un po' meno rispetto agli altri, ma è comunque super brillantinato. E se vi ricordate, se mi seguivate già ai tempi, sapete che questo era proprio un tipico trucco che io facevo, super rosa, super viola, super brillantinati, e una cosa molto molto importante, non andavo mai a sfumarli, non chiedetemi perché, non li sfumavo. Poi però lo stesso prodotto, cioè lo stesso colore, tipo questo violetto strano, andiamo a stenderlo anche sulla parte inferiore dell'occhio. All'epoca usavo pennelli molto molto sottili, o questi oppure quello, il Pencil Brush MAC, che continuo ad usare ancora, però non so come, ma all'epoca andavo più sottile sulla rima inferiore, quindi cercherò di fare la stessa cosa anche adesso. E non credo mi stesse molto bene poi la linea così sottile, però così facevo, che cosa vi devo dire? Ok, forse l'ho fatta un pochino troppo spessa, ovviamente anche questa rigorosamente non andiamo assolutamente a sfumarla, ok? Assolutamente, non so perché, non mi piaceva tanto sfumare, forse non ero tanto capace. Comunque, da questa parte invece, quindi il trucco che faccio adesso, come sapete è molto molto spesso uno smoky sui toni del marrone, perché non so, mi piace, specialmente ultimamente, e vado ad usare la Naked Ultimate Basics palette di ombretti di Urban Decay. Si vede che mi piace molto questa palette, soprattutto questo e questi due colori, che sono un po' quelli che uso quotidianamente per creare i miei make up. Non mi dilungo troppo perché ovviamente conoscete molto bene il mio modo di truccarmi, e quindi vado sotto al sopracciglio a stendere il color carne. Stavolta useremo questo accanto, che è comunque molto chiaro, rigorosamente opachi naturalmente. E poi in realtà vado a stendere il colore anche su tutto il resto della mia palpebra mobile fissa, perché così ho notato che poi i colori si sfumano molto meglio, e quindi vado a dare una base neutra e a ricoprire tutta la mia base cremosa. Prendo il marrone più chiaro e vado a stenderlo nella piega. Questo è ovviamente il trucco più veloce da ogni giorno che faccio quando non ho tantissimo tempo e non ho appunto voglia di mettermi a fare un trucco super 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 elaborato. Poi prendo il marroncino più scuro, lo stendo nella piega senza salire troppo. Lo stesso marrone vado a picchiettarlo anche sulla palpebra mobile, però che prima forse ho chiamato palpebra fissa, in realtà questa è la palpebra mobile. Faccio troppo pochi video sul make up e sto dimenticando le cose, e vado ad applicarlo però con un pennello differente. Questo è piatto ed è, sì, è il 239 di MAC. Uso ancora i pennelli MAC perché sono ottimi, in realtà li alterno ad altri che mi arrivano, ma quelli MAC che ho appunto da 10 anni e più ormai continuo ad usarli. E poi sempre lo stesso marroncino lo applichiamo anche sulle ciglia inferiori con il, non c'è più il numero perché la scritta se n'è andata, ma se non sbaglio il 119 di MAC, il 219, correggetemi, non me lo ricordo. E in questo caso la linea che vado a fare sarà forse un pochino più spessa rispetto a quella che ho fatto dall'altra parte, mentre all'epoca mi sa che la facevo ancora più sottile, ma non sono più abituata, non lo so, a farla sottile, buh. Ora, visto che così non posso sicuramente andare in giro con un pennello pulito, lo uso solo per la sfumatura, anche se non è pulitissimo in questo momento, se lo vogliamo, vado a sfumare il tutto, questa patacona. Ok, è stranissimo vedermi con due trucchi diversi, mamma mia, Nicole 2009, Nicole 2019. Allora, da questa parte, eyeliner. Ragazzi, io all'epoca non mettevo assolutamente eyeliner perché a malapena sapevo mettere la matita, ok? E quindi utilizzavo sempre una matita nera che era rigorosamente la Feline di MAC, che non ho più, però andavo a stenderla sia sopra che nell'interno, cioè nella rima interna, sotto e sopra. Ebbene sì, all'epoca mettevo sempre 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 la matita nella rima interna anche superiore, cosa che ho iniziato a fare anche ultimamente perché noto che dà molta più intensità allo sguardo, quindi è una cosa che consiglio anche a voi di fare, anche se dà un po' fastidio, ma allora, e non mi sono mai abituata al 100% perché mi fa un solletico terribile, però fa veramente la differenza, ok? Anche nella rima interna inferiore. E poi applico la matita anche sopra le ciglia, rigorosamente anche questa non andiamo a sfumarla. Non chiedetemi perché, ma all'epoca non pensavo che sfumare fosse una cosa tanto figa, evidentemente me ne sto rendendo conto adesso
che riguardando le foto vedo che non sfumavo proprio niente, non facevo la codina ma mi fermavo tipo qua con una matita e basta. Ok, ci siamo. Da questa parte invece ultimamente vado quasi sempre ad usare un eyeliner liquido a pennarello. Quello che sto usando in questo periodo è Roller Lash, il nuovo eyeliner a pennarello appunto di Benefit. Se mi conoscete sapete che io amo gli eyeliner a pennarello, sono quelli secondo me più semplici da applicare. E poi anche da questa parte vado ad applicare, questa cosa non è cambiata, come vi dicevo poco fa, la matita sulla rima inferiore e superiore. Prossimo step, naturalmente il mascara, e il mascara nero è un po' l'unico prodotto, a parte la matita, che andremo ad utilizzare da entrambe le parti, perché insomma tante cose sono cambiate ma il mascara nero e la matita nera, ragazzi, rimangono, non se ne vanno. E però una cosa che è cambiata è che io una volta andavo ad applicare il mascara nero rigorosamente solo sulle ciglia superiori, non chiedetemi perché, ma le ciglia inferiori le snobbavo, cioè non so perché, in realtà amo come mi sta il mascara sulle ciglia inferiori, all'epoca però boh, non lo sapevo, non l'avevo mai provato. E questo che vado ad utilizzare oggi è di Givenchy ed è il Black Satin e il Noir Couture, ma il colore è Black Satin. E tra l'altro questo era un mascara, no, forse il Phenomen Eyes di Givenchy usavo tantissimo all'epoca, che era simile a questo scovolino, mi sto colorando anche i capelli nel frattempo, era simile a questo scovolino ma di palline, di sfere, ne aveva soltanto una e io amavo quel mascara, era super super semplice da applicare ed era praticamente impossibile andare a sbavare. E in realtà anche questo è ottimo, molto preciso, ma quello io lo amavo. Ok, direi che ci siamo. Da questa parte invece, oggi come oggi, abbondo tantissimo di mascara nero sia sulle ciglia superiori che su quelle inferiori, quindi faccio più passate, mentre da questa parte insomma ne ho fatta una giusta come facevo 10 anni fa. Poi ovviamente ora ho il lash lift sulle ciglia, anche se devo tornare a rifarlo in realtà, ma ho il lash lift, quindi sicuramente si vedrà di più il mascara rispetto a quanto poteva vedersi insomma 10 anni fa. Siamo arrivati alle sopracciglia, che io rigorosamente quando avevo 20 anni non toccavo, a parte che non le toccavo, ragazzi, ma erano anche molto molto più sottili, non so, andavano di moda così, che cosa vi devo dire, lo so, sono scene, se mi rivedo 10 anni fa mi viene in colpo e penso come facevo ad uscire così, però ragazzi così era. E ovviamente già, ma io sono fuoco, no? Sempre questo dubbio nei miei video. Comunque io all'epoca so che alcuni le facevano con la matita, tipo il gel, la polvere, ma che ne so, io però non so perché non me ne fregava niente e le lasciavo così. Oggi invece, ragazzi, che cosa vado ad usare? Ta-da! Ta-da! Ovviamente il mio kit in collaborazione con Benefit, sopracciglia top by Nicole. Se non l'avete ancora visto, ragazzi, ho collaborato con Benefit, uno dei marchi più grossi di make-up al mondo, uno dei marchi che più amo da quando, anzi da ben prima di iniziare a fare video su YouTube, ragazzi, ho creato con loro questo kit ed ho incluso 6 prodotti per sopracciglia del brand che io amo, quindi i miei 6 prodotti preferiti, e vado a ovviamente creare le mie sopracciglia con il mio kit, sì, che è ancora surreale entrare da Sephora. Ovviamente ragazzi lo trovate in tutti i Sephora in Italia e online, cioè sia nei negozi fisici che online, e c'è anche uno specchio bellissimo. Comunque vabbè, non voglio soffermarmi troppo, sapete quanto io amo questo kit, ve ne ho parlato tantissimo, so che se ne è parlato tantissimo e quindi non può che farmi piacere. Vado ad usare il pennello B, insomma sono 2 pennelli in 1, vado ad usare prima la parte angolata per andare a stendere il primo colore, perché vado ad usare il Foolproof Brow Powder, questo è in colorazione 3, quindi vado molto leggera perché è parecchio scuretto. Vado a prelevare il colore più chiaro perché ci sono 2 colori diversi di polvere, il primo vado ad usarlo nella prima parte del mio sopracciglio e poi una volta arrivata all'angolino del sopracciglio cambio colore e vado a prelevare invece la seconda colorazione di polvere, che è un pochino più scura. Naturalmente se avete già acquistato il mio kit, e so che in tantissimi lo avete fatto, scrivetemi, voglio sapere come vi trovate, come vi siete trovati con il mio kit,
se vi è piaciuta la scelta dei prodotti che ho inserito, insomma, perché so che mi avete taggato su Instagram in tantissimi, tantissimi, facendomi vedere le vostre fotografie con il mio kit, quindi ne sono veramente super super contenta ed onorata. Comunque, allora, abbiamo quasi quasi fatto, vado a sfumare un po' le due colorazioni, vado a creare la mia codina. Poi, sempre dal kit, vado ad usare la matita, la Precisely My Brow Pencil, che mi servirà per dare un po' di profondità al sopracciglio, perché è un pochino più chiara rispetto alla polvere che abbiamo usato, quindi lo farà sembrare meno piatto e un pochino più 3D, direi così. Ok, adesso vado a pettinare il mio sopracciglio. Non ho applicato in realtà il primer, perché dopo questo video mi struccherò, quindi non ho in realtà bisogno, ma il primer c'era all'interno ed è il Brow Woo Conditioning Primer, che io consiglio in realtà di utilizzare anche la sera prima di andare a dormire e la mattina per andare ad idratare le sopracciglia in modo che ricrescano più forti. E appunto con il pennellino vado a pettinare la parte iniziale del sopracciglio verso l'alto e poi il resto verso l'esterno. Ora non ci resta che applicare il 3D Brow Tones, anche questo ho inserito all'interno del mio kit ed è in colore Rich Purple, ma in realtà è soltanto un prodotto che va a dare un sottotono di colore viola, ma non vi spaventate perché come vedrete è soltanto un sottotono, non va a colorarmi il sopracciglio, ma va a dare un minimo, a parte che lo scurisce anche, quindi se volete rendere il sopracciglio un po' più scuro, questo è un ottimo trucco per farlo, un ottimo prodotto, ma va anche a dare appunto un sottotono leggermente viola in modo da far risaltare tantissimo l'occhio chiaro, l'occhio nocciola che vira un po' verso il verde. E poi con il 24 Hour Brow Setter, che è un gel trasparente, vado a fissare il mio sopracciglio, anche se in realtà mi struccherò tra poco perché sono tipo, è tipo mezzanotte, io filmo sempre a queste ore assurde. Comunque, sopracciglio fatto, non ci resta che passare, mamma mia, guardate che, cioè, è veramente stranissimo. Oh mio Dio, è vero che una volta mi truccavo così? E guardate adesso, mamma mia, stranissimo. Comunque, adesso labbra. Una volta, ragazzi, se mi seguite da quei tempi, voi sapete benissimo che, sto intanto prelevando roba, voi sapete benissimo che io una volta usavo solo gloss, o super shiny per lati o super shimmer. E sono andata a ripescarne uno che è sicuramente scaduto, ed è questo della MAC, della collezione dei cattivi Disney. Questo si chiama Devilishly Stylish. Ed è ovviamente un nude rosa perlato, cosa che io adoravo in quegli anni. Oh mio Dio. A parte che è super, super appiccicoso, però io amavo. E stessa cosa anche sopra, naturalmente, anche sui denti. No, vabbè. No, vabbè. Sono tornata indietro nel tempo. Stranissimo. Mentre da questa parte cosa vado ad applicare? Ebbene sì, avete detto bene, un rossetto opaco, questo è di Mellow Cosmetics, che amo, ed è il colore Posh, un bellissimo nude, ma non troppo chiaro. Oh mio Dio, mi vedo troppo troppo strana, l'unica cosa che manca è che ovviamente, non so perché dico ovviamente, però io non la usavo questa cosa 10 anni fa, ok? È il primer, cioè è il fissante spray, questo è anche un primer, ma in questo caso lo usiamo come fissante per il trucco. Questo è il Hangover di Too Faced, anzi copriamo questa parte del viso e vado a spruzzarlo soltanto sulla parte sinistra. E voilà ragazzi, questo è il nostro look finale. 20 anni, circa 2009, 30 anni, circa 2019. Vi ricordate quando mi truccavo così? Che cosa ne pensate? Vi mancano quei tempi? Mamma mia, a me è un po' sì. Mio Dio, troppo strano veramente, ma mi sono divertita un sacco a ripercorrere quelle strade del make-up dei primi anni 2000, cioè tipo 2009, quando ho iniziato su YouTube. Ed è stranissimo veramente il fatto che sia cambiato così tanto il mio modo di truccarmi.
non lo so, strano, bello ma strano, però è stato molto molto bello ritornare a vedere come mi truccavo una volta e vedere in videocamera la differenza è stranissima. Comunque, questo è tutto mia family, spero vi sia piaciuto questo video, scrivete nei commenti per qualsiasi cosa, domani credo che filmerò un vlog perché ho un sacco di cose da fare per la casa e poi vado a fare un cambio look domani ragazzi, quindi non perdetevi il video di domani perché avrò i capelli completamente diversi e non lo dico tanto per dire, sarà veramente un cambio di look radicale, quindi questo è quanto per oggi, vi mando un bacio grandissimo, a domani, vi voglio bene, abbraccio forte!